Buonasera, benvenuti e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Giornata di sciopero domani del mondo della scuola, proclamato da CGIL e UIL per protestare contro una legge di bilancio che riserva ben pochi fondi al mondo della scuola pubblica. Vediamo. Per la scuola sono stati stanziati, a fronte di una legge di stabilità che prevede un importo di 33 miliardi, per la scuola vengono stanziate soltanto 210 milioni, che facendo un semplice rapporto equivalgono ad appena lo 0,6%. Ovviamente sono cifre risibili e inaccettabili. Per questo la FLC CGIL Teramo e insieme ad altri sindacati domani ha proclamato una giornata di sciopero. Noi abbiamo indetto uno sciopero insieme alle altre sigle sindacali, tranne la CISL, perché non si è dato seguito a quanto espressamente sottoscritto dal governo. Il governo aveva sottoscritto che ci sarebbero stati investimenti nella legge di bilancio per rilanciare il ruolo della scuola pubblica. Questa cosa non è accaduta, tant'è che nella legge di bilancio non ci sono risorse per la scuola. Ci sono risorse residue soltanto per il rinnovo contrattuale, che però sono risorse davvero irrisorie. Non ci sono interventi specifici sulle varie emergenze che noi abbiamo sollecitate, il discorso della riduzione del numero dei precariati, i discorsi di aumenti degli organici, della riduzione del numero di alunni per classe. In sostanza ci sono soltanto delle promesse alle quali non si è dato seguito con concreti atti di bilancio, e quindi siamo costretti a scioperare. Abbiamo aperto uno sportello per la progettazione didattica, come Proteo Fare Sapere, che è l'associazione per la formazione della FLC-CGIL. Lo abbiamo aperto perché pensiamo che noi e anche la scuola e i docenti abbiano bisogno di un incontro per la progettazione, per la didattica, perché pensiamo che in questo momento, maggiormente dopo Covid, abbiamo compreso i limiti di un certo tipo di insegnamento, e anche la DAD stessa non ci ha assolutamente soddisfatto. Quindi abbiamo pensato che c'è un bisogno generalizzato di riflettere sulle strategie didattiche, di riapprofondire alcune tematiche della pedagogia, e quindi noi forniremo questo servizio gratuito una volta alla settimana. Saremo qui il pomeriggio di giovedì, nel primo pomeriggio, o anche su un accordo telefonico, per incontrare tutti i docenti che hanno voglia e bisogno di approfondire i temi della programmazione didattica. Questa mattina a Pescara si è tenuta una tavola rotonda per parlare dell'acqua e del suo utilizzo dopo questa estate, segnata dalla carenza idrica. Paolo Renzetti. Si è parlato tanto di acqua in questo ultimo anno, Franco Venni, sul consumo dell'acqua, sui problemi che ci sono stati di carenza idrica. Oggi c'è questa tavola rotonda a Pescara per sottolineare come l'acqua stia diventando davvero un bene preziosissimo. È un bene preziosissimo, questa carenza che c'è stata durante quest'anno, impone una riflessione molto seria. E non a caso c'è qui anche l'ACA, ci sono gli amministratori condominiali, eccetera, perché noi che cosa vogliamo? Non c'è soltanto il problema della quantità d'acqua, ma anche della qualità. Noi vogliamo che la gente be possa bere l'acqua del rubinetto senza andare a finire sulle acque minerali, oppure sulle stesse casette dell'acqua, sui filtri che vengono proposti ormai in modo molto speculativo nelle case, perché è un diritto dei cittadini avere l'acqua pulita, trasparente, in odore, in sapore, in colore, e lo deve dare l'amministrazione pubblica questa cosa, fermo restando che ci sono le bollette da pagare. Il punto chiave è che dal 2005 al 2019, dove abbiamo fatto tantissime indagini, il consumo dell'acqua del rubinetto è passato dal 47% di persone che non bevevano l'acqua, adesso siamo a oltre il 70%. Quindi c'è stato un peggioramento notevolissimo.
e il perché spesso è dovuto ai condomini, per cui noi chiediamo e abbiamo chiesto e stiamo facendo l'analisi dell'acqua nelle amministrazioni condominiali, perché lì c'è un grosso problema di verifica delle autoclavi e delle pulizie dei serbatoi. Allora, se in tutti insieme la quantità, la qualità, le modalità con le quali viene erogata l'acqua, ci mettiamo intorno, e questo è il senso di questa tavola rotonda, forse piano piano qualche cosa riusciamo a fare, soprattutto cercando di stimolare la regione Abruzzo ad avere un piano regionale per l'acqua, cosa che attualmente non ha, e quindi dobbiamo su questo insistere fortemente. E ora il consueto bollettino Covid. Sono 134 i nuovi casi registrati nelle ultime ore in Abruzzo. Basso, considerando il giorno festivo, il numero dei test processati ieri, 1577 tamponi molecolari analizzati per un tasso di positività dell'8,5%. Si registrano due decessi recenti, il bilancio delle vittime sale quindi a 2607, in aumento i ricoveri che passano da 130 a 134. Il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 6% per le terapie intensive e al 9% per l'area non critica, a fronte, lo ricordo, di soglie limite per la zona gialla rispettivamente del 10% e del 15% per quanto riguarda il tasso di occupazione negli ospedali. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 96 anni, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 5.103, 37 in meno rispetto a ieri. Di questi, 124 pazienti, 4 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 10, numero questo invariato rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 4.969 positivi accertati, 41 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL. I due decessi riguardano un 84enne della provincia di Chieti e una 85enne della provincia di Teramo. I guariti quest'oggi sono 167. Andiamo avanti con il nostro giornale. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha chiesto ufficialmente l'intervento della Regione Abruzzo per quanto concerne la questione del trasporto locale. Gli ha risposto il consigliere Febbo, che ha detto che è pronto un contributo di 400.000 euro. Stefano Recanati. Sostenere le maestranze che si sono viste annullare i contratti di secondo livello. Sia per il gestore, la panoramica, che in mancanza di adeguati finanziamenti da parte della regione rischia di non poter sostenere gli investimenti fatti. Così il sindaco Diego Ferrara ha chiesto l'intervento dei consiglieri regionali referenti per Chieti per trovare una soluzione, soprattutto economica, in modo da affrontare con serenità le situazioni mobilità e trasporti. Dare un contributo che non sia un contributo spot, ma che vada per almeno 3 anni a favore del trasporto pubblico locale di Chieti, in maniera tale che ambedue questi attori, quindi sia gli autisti che la panoramica stessa, possano vivere più tranquillamente. La problematica è già da tempo risolta, dice il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Mauro Febbo. Dopo l'incontro con l'assessore regionale al bilancio Liris e con il sottosegretario alla presidenza con delega a trasporti De Annuntis, ho ricevuto ampie rassicurazioni. Il comune di Chieti infatti beneficerà di un contributo di 400.000 euro indirizzato alla panoramica destinato ai lavoratori per la contrattazione di secondo livello. Prima però bisogna attendere il Consiglio regionale del prossimo 14 dicembre. Questo contributo, nonostante il consigliere Febbo dica di averli già in tasca, non sappiamo ancora nulla. Come comune non possiamo risolvere le problematiche economiche, né tantomeno a livello sindacale dell'azienda stessa. Si chiama SARI, il nuovo supporto specialistico registro imprese, presentato dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara.
Presentato questa mattina presso la Camera di Commercio di Pescara il SARI, il supporto specialistico registro imprese, un servizio che persegue un duplice obiettivo: da una parte semplificare la vita di imprenditori e professionisti e dall'altra accelerare i tempi di risposta degli uffici, riducendo così il numero di pratiche sospese ed uniformando le indicazioni normative tra tutte le Camere italiane. Prosegue in questo modo la spinta sul digitale della Camera di Commercio Chieti Pescara. È un adeguamento, perché la Camera di Commercio, il sistema camerale, non parliamo solo della Camera di Commercio Chieti Pescara, il sistema camerale ha interesse a stare sempre più vicino alle imprese, tagliare quel tabù che il pubblico non funziona. E come tale la richiesta che viene dal mondo imprenditoriale, da me in primis che sono un imprenditore, semplificare per quanto possibile. Questo nuovo strumento limita ai minimi termini la presenza presso le Camere, consente l'utilizzo dell'informatica per tutte le pratiche possibili e sono convinto che daremo un ottimo contributo al sistema. Oggi lo presentiamo noi qui come Camera di Commercio Chieti Pescara, ma è una ricchezza del sistema camerale. E la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha deciso quindi di attivare questo strumento di semplificazione, che è l'acronimo di Servizio Assistenza Registro Imprese. Trattasi di una piattaforma web nella quale quindi troviamo delle schede con tutti gli adempimenti relativi quindi al registro delle imprese. All'interno quindi di ciascuna scheda è possibile quindi trovare tutte le informazioni utili per la presentazione della pratica, i riferimenti normativi, i costi, la modalità quindi di compilazione della pratica e i soggetti quindi obbligati. Questo ci consente quindi di far sì che arrivino delle pratiche quindi corrette, che vengano evase in tempi più rapidi, quindi una riduzione anche di tempi da parte quindi dei professionisti, delle imprese, delle associazioni di categoria e anche quindi da parte del personale camerale. È stato presentato questa mattina a cura dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Chieti il progetto didattico di formazione civica. Il nuovo modulo è racchiuso nell'ambito del corso di lingua italiana per stranieri del Centro Provinciale di Istruzione per l'Adulto. Si tratta di un progetto di collaborazione con i centri per la formazione permanente degli adulti, il Comune di Chieti, la Protezione Civile, Lega Ambiente e anche Formula Ambiente. Si tratta di un modulo di educazione, di formazione civica e ambientale rivolto ai cittadini stranieri che risiedono nel Comune di Chieti e che ovviamente accedono a questi corsi di lingua italiana presso i CPA. Quindi non solo un modo di imparare e insegnare loro la lingua, ma anche un modo di ambientarsi e inserirsi nel mondo lavorativo della città. È un vero e proprio progetto di integrazione culturale che ci permette di aumentare la capacità della nostra città di accogliere i cittadini stranieri che sono sempre più numerosi. Noi abbiamo una crescita costante della presenza di cittadini stranieri a fronte, ahimè, di un calo demografico che proprio deriva dalla cittadinanza autoctona, no? Quindi dai teatini. Quindi i nostri cittadini stranieri che continuano a popolare sempre di più il nostro territorio, è giusto che abbiano la possibilità di avere degli strumenti per vivere meglio il territorio in armonia con quelle che sono anche le nostre abitudini, le nostre regole di salvaguardia dell'ambiente e di convivenza. Il progetto è rivolto ai cittadini stranieri, però è un progetto chiaramente di formazione civica e di educazione ambientale. Perciò in qualche modo tende, tra l'altro uno degli aspetti molto interessanti è che questo progetto di inclusione è un progetto di inclusione urbana, cioè sono previste tutta una serie di esperienze urbane sia di carattere civico, considerando anche le visite,
dirette ai luoghi in cui si svolge, diciamo, l'assise cittadina, quindi il consiglio comunale, gli ambienti proprio dell'amministrazione comunale e i luoghi della cultura, quindi i musei, le aree archeologiche. Diciamo, è un progetto inclusivo che tende in una, diciamo, in un solo abbraccio a considerare come importanti sia l'area, diciamo, della protezione ambientale, dello sviluppo sostenibile, che l'area appunto della formazione civica. Voltiamo pagina, 6 giorni di eventi a Teramo per le festività natalizie. Fiorella Mannoia, fiore all'occhiello, ma tanti gli appuntamenti previsti in città, vediamo quali. Quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare l'offerta del Natale Teramano. Eravamo abituati alla 3 giorni del Natale Teramano, quindi con concerti anche molto molto importanti, ricordiamo Nicolò Fabi, Ermal Meta. Quest'anno avremo una 6 giorni, partiamo dal 19 di dicembre con questo concerto straordinario da parte presentato oggi dalla Riccitelli, quindi organizzato dalla Riccitelli, inserito nel cartellone, che è Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia, che è un nome che da sempre avevamo desiderato avere al Natale Teramano, e quest'anno si realizza questo sogno. C'è chiaramente il Pigro, che in realtà è anch'esso una 2 giorni, il 10 e l'11 di dicembre, quindi questo weekend. Abbiamo il balletto per la prima volta durante il teatro, durante la programmazione del Natale Teramano, sempre al teatro comunale, il balletto civile, quindi uno spettacolo molto 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 bello. Abbiamo il Capodanno del 31, l'unico evento che non si terrà al teatro comunale, ma che stiamo organizzando in città, chiaramente, quindi all'aperto. Abbiamo il concerto del primo con Francesco Baccini, un concerto gratuito che offriamo chiaramente alla città, ideato e pensato da Paolo Di Sabatino, dove sarà anche protagonista Paolo Di Sabatino, che aprirà il concerto di Baccini con un artista, Tulli, un batterista molto importante della nostra città, che accompagnerà, che sarà accompagnato appunto da Paolo Di Sabatino. Chiudiamo il 2 con un artista molto importante, anche qui una scelta differente rispetto agli altri anni. Abbiamo pensato al popolo più giovane della nostra città con Franco 126, che è un artista molto molto popolare in questo momento, molto seguito, che ha fatto tantissimi sold out, quasi esclusivamente sold out in città anche come Milano, Roma, eccetera, e quindi averlo come terzo concerto, se non ricordo male, del suo nuovo album a Teramo, per noi motivo di orgoglio. Quindi, ecco, ripeto, probabilmente si tratta della programmazione artistica relativa al Natale Teramano più ricca che io ricordi rispetto agli altri anni, quindi veramente veramente siamo molto felici di questa proposta e speriamo che i teramani sicuramente apprezzeranno. Torna a Chieti la storica Corsa dell'Immacolata. L'appuntamento, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, è per sabato 11 dicembre alla Villa Comunale. È la 7ª edizione della Corsa dell'Immacolata. La facemmo la prima volta nel 1971, io avevo 16 anni, con l'aiuto ovviamente di alcuni adulti, ed fu una corsa bellissima. Ne facemmo 4 edizioni, poi dovettimo interromperla per impegni anche personali di ognuno di noi che iniziavano la carriera professionale, e poi invece negli anni passati, esattamente nel 2018, ci siamo detti: ma perché non riproporla? E quindi abbiamo riproposto questa corsa. In quegli anni, nel 1972-73, la corremmo con 70 cm di neve. Quest'anno fa freddo, però auguriamoci che almeno non piova. Noi abbiamo diverse corse. Quest'anno proporremo anche in maggio la maratona di Chieti, e la maratona e la mezza maratona. La Corsa dell'Immacolata siamo particolarmente legati, perché? Perché negli anni passati era usanza che l'arcivescovo di Chieti deponesse alla statua della Madonna della Villa Comunale una corona di fiori, e quindi anche gli atleti partecipavano a questo evento. Adesso piano piano si ristaurerà anche questa tradizione, e forse già dall'anno prossimo riprenderemo questa cosa, con Covid permettendo. Un evento che abbiamo fortemente voluto riportare in città, un appuntamento che saprà veramente rappresentare un momento di sport, di aggregazione in giornate così belle, con gli eventi di Natale e con un cartellone davvero ricco.
Bianco. Sarà l'occasione proprio questo sabato per vedere tanti giovani, tante partecipazioni a questo appuntamento, ma ripeto, abbiamo individuato anche delle zone precise di città che sicuramente sapranno rappresentare qualcosa di importante per la maratona, un momento, quello di questo sabato, dove in città avremo anche diversi eventi sul corso, con i mercatini, con la parata Disney, con tanti appuntamenti, e quindi siamo andati a completare questa giornata con la maratona Città di Chieti, che ha un percorso sicuramente molto bello e divertente per i partecipanti. Tante sono le adesioni, insieme al presidente del CSI Mimmo Puracchio e insieme appunto al centro sportivo tutto, abbiamo voluto far sì che questa maratona si tenesse in un giorno peraltro come quello dell'11 di dicembre, che anche saprà sicuramente, essendo fine settimana, essere molto partecipato. E ora lo sport con il calcio di Serie C, allenamento mattutino a Silvi per il Pescara. Tranne Di Gennaro, tutti presenti, anche Marilungo e Galano, e seduta tattica e partitelle miste con suddivisione del gruppo in tre squadre da 8 giocatori di movimento. Pochissime indicazioni sulla formazione che scenderà in campo contro la Pistoiese, ma si può ipotizzare la conferma del trio di difesa Iglianes, Ingrosso e Veroli. A centrocampo ci sarà certamente Marco Pompetti, che lunedì sera nel corso della trasmissione replay ha analizzato il momento del Pescara e ha confermato di voler rimanere biancazzurro nonostante le sirene del mercato. Ascoltiamolo. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto veramente una grande partita, poi vabbè, nel tempo abbiamo risultato, abbiamo cercato di concedere il meno possibile al Grosseto e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Riguardo me, sì, sono contento comunque del campionato che sto disputando e devo continuare così, cercando sempre di migliorare giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e fare quello che mi chiede il mister e aiutare, dare il mio apporto alla squadra come fanno tutti quanti. Ma comunque quando è iniziata la stagione con il ritiro e tuttora so che siamo tanti centrocampisti forti, però io dall'inizio della stagione, da come abbiamo iniziato a lavorare con il mister, ho sempre lavorato forte e sto lavorando sempre forte per cercare, diciamo, partita dopo partita di dimostrare al mister che posso ritagliarmi il mio spazio, che posso giocare titolare. Poi comunque le scelte, come sappiamo noi giocatori, le fa il mister in ogni squadra e noi dobbiamo essere pronti ad accettarle. Quando, diciamo, veniamo chiamati in causa, dobbiamo dare il 100% e cercare di fare bene. E, diciamo, gli anni quando sono uscito dalla primavera sono stati, non dico negativi, però mi hanno fatto molto crescere, non sono stati dei migliori, però sono contento che quest'anno le cose stiano andando bene a livello personale, ma secondo me anche a livello di squadra, perché comunque abbiamo iniziato un percorso nuovo con un allenatore nuovo e con dei giocatori nuovi, e dobbiamo avere fiducia in noi stessi, stiamo facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare così adesso, a parte questo periodo che, diciamo, spero passerà presto, e diciamo con la vittoria di ieri sicuramente dobbiamo dare seguito, però sono contento di come stiamo lavorando sia io che la squadra. Per fare questo lavoro c'è bisogno di una grande personalità, secondo me, e quindi, diciamo, soprattutto nei momenti di difficoltà un giocatore deve diciamo, farsi forza dei suoi punti di forza e deve cercare in tutti i modi di reagire, avendo appunto personalità e dimostrandola in mezzo al campo. E secondo me in questo modo sia io che i miei compagni possiamo uscire da una situazione un pochino delicata. Io penso soltanto a Pescara, penso soltanto a quest'anno, a fare bene. Sono contentissimo di essere appunto in questa squadra, che vabbè, tra l'altro è anche la squadra della mia città. E sicuramente l'interessamento, diciamo, di altre squadre mi fa piacere, però io sono, come ho detto, focalizzato sul Pescara, non vedo l'ora di giocare ogni partita con questa maglia. Prima rete in stagione per il difensore del Teramo Marco Soprano, che ha avuto qualche problema fisico ad inizio stagione, ma che adesso sembra essere tornato al 100%. Il centrale conferma che il Diavolo, rispetto all'avvio di campionato, ha perso un po' di solidità dietro. Vediamo.
Sì, abbiamo fatto dopo Carrara, abbiamo fatto una settimana un po' pesantina, diciamo, che eravamo arrabbiati, delusi anche dal risultato, perché anche la società ci aveva chiesto uno sforzo in più dopo tutti i problemi che erano venuti fuori e non eravamo riusciti ad accontentarli. E col mister abbiamo analizzato gli errori che avevamo fatto, anche se ti dico, a Carrara avevamo approcciato anche bene e dopo abbiamo preso quel gol a fine primo tempo che ci ha tagliato un po' le gambe e dopo il secondo tempo, diciamo, secondo me abbiamo perso l'equilibrio e con la voglia di cercare di riprendere la partita abbiamo preso un po' un'imbarcata, diciamo. E per fortuna c'è stata una reazione e sono molto contento io, ma come tutta la squadra, e siamo riusciti a portare a casa un buon risultato, insomma, a Ponte d'Oro. Lo attendevo da tanto e finalmente è arrivato. Siamo stati molto bravi a muovere la palla sul calcio d'angolo facendo il gioco a tre e poi Angelo, che ringrazio, ha messo un bel cross. Me lo auguro che sia la partita giusta, anche perché abbiamo fatto ogni tanto delle bellissime partite e dopo tutti si attendevano un risultato positivo, comunque una continuità di risultati, e là abbiamo un po' mancato. E quindi mi auguro che domenica ci sia la possibilità anche di dare una gioia ai nostri tifosi in casa di una vittoria. A inizio anno eravamo un po' più solidi, secondo me. Dopo, forse in base all'equilibrio, abbiamo perso un po' di equilibrio e ci siamo allungati forse un po' con i reparti e abbiamo iniziato a subire un po' più di gol. Però ovviamente quando fai gol è merito di tutti, quando non prendi gol è merito di tutti, perché la fase difensiva la fa il primo che la fa è l'attaccante e dopo man mano tutti. Penso che l'inesperienza può essere sia le prime partite, ma dopo nella lunga diventi, diciamo, una squadra con un po' più di esperienza e quindi non dovrebbe essere quello il problema. Andiamo in Serie D, un pareggio contro il Tolentino e il Chieti, manca ancora il primo successo interno della stagione. A Zammarchi risponde Consorte e i neroverdi salgono a 15 punti in graduatoria. Roberta Di Sante. Rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria all'Angelini il Chieti, che non va oltre l'1-1 contro un Tolentino che non gioca la sua miglior partita ma che si conferma avversario ostico. Conferma il 3-5-2 Lucarelli, che adatta Pietrantonio sulla linea dei difensori a causa del forfè degli infortunati Aquilanti e Bassini. Leggero turnover per Mosconi, che nel 4-3-3 iniziale non schiera Capezzani e Padovani, che partono dalla panchina. Spazio a Mengani a centrocampo e Cicconetti in avanti. La contesa si apre al 17esimo, primo calcio dalla bandierina per il Chieti e stacco di Akamadu, che braccato spedisce al lato, ma sono gli ospiti a sbloccare la gara al 25esimo. Rimessa lunga con le mani di Nonni e la rasoiata ribattuta da Fusco, che però nulla può sul tapin vincente di Zammarchi, che trova la rete del vantaggio cremisi. 1-0. Il Chieti però potrebbe subito rifarsi al 26esimo. Gran sgroppata di Dimino sulla sinistra e palla filtrante al centro per Akamadu, che però viene anticipato dalla tempestiva chiusura della difesa cremisi. Il pari si concretizza al 35esimo. In ripartenza Siragusa viene messo giù in area, il Chieti reclama il penalty, la sfera però passa e arriva a Consorte, che con una conclusione ad incrociare trova la rete del pareggio e fa 1-1. Al 40esimo Mele rimedia il cartellino giallo per questo fallo, era diffidato, salterà la prossima partita. Nel finale di frazione al 42esimo rischia tantissimo il Chieti, che pasticcia. Zammarchi salta con un pallonetto Fusco in uscita ed è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Pietrantonio, che gli vale come un gol. Ancora pericoli per la difesa teatina in apertura di ripresa. Al 10esimo scambio tra Padovani e Severini, con quest'ultimo che salta il diretto marcatore, entra in area al cross basso e Verna che spedisce in corner, salvando ancora una volta i neroverdi. Sul successivo tiro dalla bandierina Tortelli calcia, botta sicura dal cuore dell'area, la conclusione però è centrale e Fusco si salva di spinto spedendo oltre la traversa. Ancora cremisi pericolosi al 25esimo, corner di Severini e colpo di testa di Strano con
Fusco che spedisce in corner, ma l'occasione più ghiotta al 38esimo è per Capitan Pietrantonio che su punizione da posizione invitante fa partire il sinistro a giro con la sfera deviata sulla traversa dall'estremo marchigiano Bucosse per la disperazione dei tifosi teatini. Ultimo sussulto in pieno recupero al 47esimo, angolo per la squadra cremisi e gesto tecnico di Tortelli che in rovesciata spedisce al lato. Termina 1-1, al triplice fischio Chieti e Tolentino si dividono la posta in palio, un pareggio che però non soddisfa il patron nero-verde Trevisan che a fine gara vede il bicchiere mezzo vuoto ma conferma Lucarelli sulla panchina nero-verde e domenica si torna di nuovo in campo. La pallavolo nel turno infrasettimanale dell'Immacolata in A2, ennesimo KO della Sie Cortona che dopo aver dilapidato il vantaggio della prima frazione, persa poi a 23, cede 1-3 al Reggio Emilia e resta in solitaria coda con soli 2 punti. In A3, quarto successo consecutivo dell'Abba Pineto che soffre più del previsto nonostante il 3-0 sul campo del Fanalino Brugherio, 2 set vinti ai vantaggi. I ragazzi di Rovinelli confermano il secondo posto alle spalle di Grottazzolina ma con un turno abbordabile in meno. E ora un messaggio che non avrei voluto leggere, la redazione giornalistica e tecnica unitamente alla proprietà con l'editore Quintino Pallante si stringono al dolore di Michele D'Angelo del comparto commerciale della nostra emittente per la prematura scomparsa del fratello Nicola. Michele e alla sua famiglia da tutti noi le più sincere condoglianze. E termina qui questa edizione del TG6, prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Vision Air, oltre agli spaghetti rock and roll ci sarà il pilota giugliese del motomondiale Stefano Nepa alle 21 su TV6. L'informazione invece tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.